Siamo al 1975, sono tornati in voga in questo ultimo anno, anche se non sono mai passati di moda, in realtà sto parlando dei Queen, quindi già vedete nel dire il nome emoziona. Loro, pensate che in questa esibizione, in questa parte che vi faranno sentire, il Corpo Musicale Autonomo di Castro è considerato uno dei loro maggiori capolavori e ha avuto le vendite del quarto singolo più venduto in tutto il Regno Unito, quindi immaginate qual è l'importanza di questo singolo. La particolarità è anche questa struttura musicale fatta di 5 parti, perché c'è una parte corale a cappella all'inizio, poi c'è una ballad con un assolo di chitarra, una parte lirica, una parte hard rock e poi si torna a una ballata. E proprio questo permette di far vedere qual è la versatilità anche della banda e del Corpo Musicale Autonomo di Castro. Io uso banda ogni tanto, magari impropriamente, però Corpo Musicale Autonomo poi c'ha tutto un significato che chiederemo bene al presidente dopo. Io vi lascio all'ascolto, vi lascio godere di questa meraviglia che sta accadendo stasera qui a Castro, in Bohemian Rhapsody, Corpo Musicale Autonomo di Castro. A voi. Thank you.
Corpo musicale autonomo di Castro, meravigliosi maestri.